si torna a giocare alla Guariglia, si torna a vivere aria di buon calcio, perché oggi pomeriggio c'è il Gravina che comanda la classifica del girone H. Buon pomeriggio amici telespettatori dal Guariglia di Agropoli. A dirigere il confronto è stato chiamato il signor Bitonti di Bologna, che ora sta per dare il calcio di inizio della gara, che arriva proprio adesso puntualmente con il Gravina che va battuto. Capozzoli va a giro in area di rigore, il colpo di testa, anzi Chiarillo non riesce a tirare, ne mantiene il possesso della sfera, va al controcross, poi la palla sui piedi del numero 8 dell'Agropoli, il quale tenta il tiro, si tratta di Adiletta, ma si alza di poco sulla traversa, ma è una occasione sicuramente rilevante per i Delfini. La palla sul dischetto, il colpo di testa a rete, ma c'è l'annullamento del gol che Rillo aveva segnato. Annullato il gol all'Agropoli, ma abbiamo molti dubbi. Clamoroso annullamento del gol dell'Agropoli al 14° minuto, da rivedere questa azione. Ottima la giocata, poi Annese, tiro a rete, Annese che combina, il Gravina è in vantaggio con Presice al 19° minuto di gioco. Gravina 1, Agropoli 0, il gol di Presice dopo che l'Agropoli aveva fatto vedere cose buone. 19° minuto, Presice gol. Con poi testa di Chiarillo che la regala, nessuno per gli indica che stava solo. Rigore o no, probabilmente un mezzo rigore c'era questa volta per il Gravina, non protesta Palumbo. Dentro per Chiarillo, tiro al volo di Chiarillo e parata del portiere, ottima l'azione questa volta. Aveva collato benissimo Chiarillo. Tutto è pronto per l'avvio del secondo tempo, il primo per chi proprio in questo momento si fosse posto all'ascolto e visione, è terminato 1-0 per il Gravina, il gol al 19° minuto da parte del numero 11. Gioca bene Chiarillo però. Al traversone ci va Chiarillo, Tibboni, aria di rigore, il tiro di Aliperta, sbilanciato, però almeno ha tirato, ne prendiamo atto. Al 26° minuto del secondo tempo, il primo tiro in porta dell'Agropoli di Aliperta. Aliperta, lungo, esce il portiere. Finisce qui. Gravina spugna il Guariglia, 1-0. È servito poco alla formazione ospite, un gol al 19° minuto del primo tempo per avere la meglio su un Agropoli inefficace, improduttivo, incapace, che ha meritato di perdere la gara. Chi è questo? Sì, poi di casa fuori casa i partiti. Quando andate a fare i non è cosa sua.